nel mondo del lavoro, ma anche nel mondo, insomma, della vita di tutti i giorni, nel quotidiano. Ecco, sicuramente è un potenziale enorme, un potenziale che sta diventando sempre più alla portata di tutti, ma dove effettivamente bisogna comunque sapere, essere a conoscenza, che non parliamo certo di magia, non parliamo, parliamo appunto di strumenti che sono quasi macchine pensili. Il nome sta proprio lì, a pensare appunto alla bacchetta magica, o se devi creare un tempo reale, qualsiasi cosa si desidera. Diventerà quasi così, io mi immagino in un futuro quasi come avere un forno microonde in casa, con questo sportellino, con questo piatto di stampa, con questo sportellino, e tiro fuori il mio oggetto, tiro lo sportellino e metto in stampa di nuovo, così con semplicità, quasi con banalità. Sarà certamente così. Effettivamente la stampa 3D ha portato un potere enorme, la stampa 3D come la conosciamo oggi, la possibilità di creare, forme più o meno complesse, di piccole o grandi dimensioni, con o senza supporti, dando un ambiente più disparato, dal disegno industriale alla progettazione, alla medicina, alla creazione di protesi, di prototipi nell'ambito ingegneristico, meccanico. La stampa 3D è un mondo variegato, esistono differenti tecnologie per differenti utilizzi. Pensiamo a quanto può essere variegato l'ambito professionale in sé, designer, studi di progettazione, architetti, studi di ingegneria, piccole e medie manifatture, pensiamo veramente a uno studio tecnico. Insomma, gli ambiti di utilizzo possono essere variegati, per arrivare a un pediatra, a una gioielleria, a chi fa preoccupazione, a chi fa service. Questo appare soprattutto nell'ambito professionale, richiede delle conoscenze sulla stampa 3D, sui limiti e sulle performance anche in grado di garantire una stampante, e una conoscenza ecco, per quelli che sono chiamati tips and trick per avere una stampa ottimale, quindi come impostare i parametri di stampa, come effettuare lo slicing, come posizionare un oggetto sul piano di stampa in maniera ottimale. Ecco, sono cose che chiaramente i nostri clienti conoscono, perché con Poetry2 diamo chiaramente gratuitamente un piano di assistenza tecnica al cliente, quindi il nostro supporto tecnico che ha i clienti quando ricevono la macchina per entrare nella configurazione, per dare tutti i clienti sul software. Ecco, e questo non è uno slogan pubblicitario, è un dato di fatto, è un modo per risaltare l'importanza della cultura in questo settore. Stampare in 3D è una cosa grande, fantastica, richiede cultura e conoscenza. I produttori oggi hanno il dovere e il piacere di essere fornitori di cultura e di informazioni ai propri clienti. Quindi da parte nostra, la 3D sta investendo tantissimo sulla formazione di personale che è in grado appunto di dare assistenza tecnica gratuita a tutti i clienti che possono stampare. È una cosa fondamentale, fornire cultura e conoscenze, mettere i clienti e comunque in generale appunto, piano piano il mondo in condizione di creare con semplicità, aspettando che la tecnologia evolva e rivoluzioni davvero il mondo.